Fatto come sta ne pori modo su si passa, ma c'è tutto pazzo sta sduazza, la faccia una palla di forza. Ma trova a cava che ha già sfogato, ma che non c'ha mai. Insomma, sono due assenti nella banca commerciale, quelli come se non esistesse. Ce l'hai, non ce, ce li hai, è come se non ce l'avessi. Io tra l'altro ho un rapporto disteso col Banco di Roma, e allora non vedo perché. Ah, non è disteso. Non sa che era disteso perché. E mori in modo che fu stata. Nessuna voce tasta realtà, nessuna voce mia verità. Parli sempre di soldi, no? Mamma mia. Sì, 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 ho capito. Banca Nazionale del Lavoro. Là il problema grosso, quello. Che cosa su cagnata? Ma gente mi continua a non magna. E mi sa se sei ancora in sparo. Parli con Saltamassi, io c'ho un rapporto fraterno. Ma vuole parlare, come non mi vuole parlare? Ma quello è un amico mio, quello è stato così. Ancora per l'assegno del. Mamma mia, che brutta gente. Ma. E fai capire un po' fare come cazzo a fa, per tirare a campo. Abbandonata la strada che non vede, non si andrà a gente, cavo con ogni momento. Vuol dire a questo signore che stiamo partendo con un'operazione, e poi quando faccio di gli assegni, andate a vedere. Aspetta. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di verità, e chi se spasta gli altri non è su una. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di verità. Oh. Poi vengono loro da noi, vengono. Anche adesso vengono. Lo so. Vabbè. Tira fuori il biglietto, questo lo guardi. Scusi, ma questo è un biglietto di galleria. Lei sta in platea. Sì. Santuzza, sopportare devi. Se no domani l'insalata con che cosa la condiamo? Con la mica di Totò. Sono cresciuto in tana prete Blumman. Passano pallone mezzo in murro. Ti abbraccio e tu sei più di un fratello, più di un fratello. Hai già abbassato. Siamo solo voce, ma se si cazzo è una scena rosa. In questo mondo ad ogni cosa te ne valore solo sa valore. Ma mo basta che parola. La verità è che mi fa schifo sta realtà. Ma chi sa chi sta a vedere a mamma fa? Che cazzo a mamma fa? Tanto mi sta sicuro che hai chi ciuttena. Ci vorrà da me, senza se ne fottere di notte ne lo può avere. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di verità. Chi se spasta gli altri non è su mano. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di verità. Chi se spasta gli altri non è su mano. Nessuna voce da sta realtà, nessuna voce di verità. Hola, grande, si fanno qui i provini? Quella porta lì in fondo. Grazie. Allora, ho trovato i soldi per la tua trilogia su Moro. Giura? E come hai fatto? Come ho fatto? Sai, qui siamo sempre in moto, in movimento, ho pensato. Tu sai quanto ho creduto a questa storia dall'inizio, insomma. Abbiamo provato in tutti i modi. E quanto è beccato? Ma è un po' cresciuta, la vedo un po' più. Oh, so tre, Leonardo. No, lo so, è sempre stata grossa, però mi pare che c'è. Allora tu c'hai aumentato, c'hai messo che la. No, caso mai taglio, no, aggiungo. Vabbè. Prego, mi dica, per cosa si presenta? Garcia Lorca.
Ah, il primo che mi pronuncia bene il suo nome. Pozzotto. Diciamo che noi in questo momento facciamo questo film, per fare questo film ne dobbiamo fare due. Due? Due. Cioè, oltre alla trilogia, sì, anche un altro che è un progettino, Ah, già c'è la sceneggiatura. Sì. Ma è quello di cui parlavamo, dei rapporti tra terrorismo internazionale e governo americano? Non proprio, insomma, è una cosa comunque forte, insomma, curiosa. Vediamo. Ma aspetta un attimo. Proprio... sono curioso. No, vabbè, ma mi pare quasi che me lo voglia dare addosso. Posso dare un'occhiata al progetto? No, te lo sto dando io, un computer. E fammelo dare con i tempi miei, no? Questo è il caso. Sei un po' strano oggi, eh? Dai, è qua. No, non niente. Oh, mannaggia, ogni volta. Scusami, è possibile che dottori professionisti come noi vengano a fare il primo del barzelletto con due qualunque? Magari ci prendono e lavoriamo un po'. Ma perché quanto tempo che non lavoriamo? Se calcoli l'inaugurazione a profumeria, oggi è un anno. Un anno? Andiamo. Senta, dovessimo fare il provino... Stai zitta, ci penso io. Salve, noi siamo Pablo e Pedro, due grandi attori. Non so se hai visto le nostre ultime performance alla festa dei noi altri. Sì, facciamo l'angelo attaccati per aria. Sì, la domanda anche il provino. Possiamo? Grazie, Mr. Bean, grazie. Dai, vieni di qua, vieni. Guarda che bello, guarda quante luci, guarda che sforzo. Ma che luci, ma che è sta cosa? Dove stiamo? Tutto sforzoso, guarda quante belle. Ma che sforzoso, barzellette stanno certe facce da cadaveri fuori, sforzoso barzellette. Ma che è sta cosa? Quelli sono quelli che la raccontano, poi ridono le persone, ma stai a scherzare questa ma cosa? Ma che è sto Grimaldi? Io non Grimaldi, non ho mai sentito Grimaldi. È quello che ha fatto il film famoso, Shin Lies. Che ha fatto? Shin Lies. Sicuro? Armageddon. Uno o due? Le altre barzellette. No. Che cosa? Le altre. Sì, sembra che. Cioè, praticamente una specie di sequel del film di Vanzina. Tu sei cattivo. Cattivo? Sì, sei cattivo. Perché invece di affrontare la cosa con quella, diciamo, quello spirito impositivo, ecco, tu vai a. Tu l'hai visto che c'è dei sacrifici per. Una cosa a parte, volevo chiedere, ma. Quante comparse ti servono per la cosa del processo, la scena del processo? 80. 80. 90. Forse poi avevi proprio qualcosa più ricca, una volta che lo fai, lo fa. Secondo me, rileggendo, ce la vorrebbero 200, secondo me. Forse ce la facciamo. 200. Papà, non voglio andare a scuola. Dice, ma perché non vuoi andare a scuola? Per sfottano, dicono che ho la testa grossa. E tu insegui, dagli botte, e io le inseguirei. E che si infilano in strade strette. Cosa che c'entra? Questo qua? Vabbè, ma amore, se hai visto che è una cosa, la facciamo su. Non è cosa per me, scusa, cioè, proprio. Cioè, io mi fai fare barzellette, Leo. Sì, vabbè, ma. Ma scusa, ma perché metti via tutto? Aspetta, ma. Cioè, mi parli di un progetto, dici che c'è la sceneggiatura, eccetera, almeno fammela leggere. Vedi, tu poi sotto c'hai una. Io le sceneggiature le leggo. Vedi che se si può fare. Ma ci si può mettere mano, si può fare. Sì, devi mettere mano. Ma dov'è? Che cosa? La sceneggiatura, questo te l'ho dato, questo è tutto bianco. Ah, c'è la roba scritta. No, quella non c'è, però, cioè, guarda, quelle sono barzellette. Bisogna mettere a scrivere le barzellette. Madonna, ma tu guarda, ma stai diventando bravo, non ti riconosco più. Ah! Me lo dici sempre che conosci tutti i miei lati. E se fossi un cerchio? Tu mi conosci da un po' di anni. Io sono uno che non ha mai raccontato una barzelletta in vita sua, che non si ricorda una barzelletta e quando gliela raccontano non ride mai. Se tu lo dici a me, che sono uno che le barzellette mi sento proprio male. Ah, hai visto? E se fanno ridere mi sento peggio. Ecco, loro lo sanno. Perché quella risata finale poi la pago con 15 giorni di depressione. Però ho quella elasticità e quel gusto positivo della vita per cui nel momento in cui stiamo annegando, io, tu e Moro qua perlomeno, facciamo una cosa... Devi essere un po' più... Ti devi commercializzare, Noi dobbiamo... Tu devi essere un po' più manager. Non ho capito? Più manager. Devi essere più manager, più... non so, come vedi gli americani, come sono più... Pure i registi, ormai, vedi, se essere tu... Devi essere un po' maruccio, no? Sinceramente, non lo dico con figure. Noi dovremmo andare insieme, un bel negozio, compriamo delle belle cose, capito? Matto scrive la madre dal manicomio. Cara mamma, io sto bene, così spero anche di te. Oggi mi hanno fatti i raggi, se domani mi fanno i cerchioni vengo in bicicletta. E guarda, tu riesci a fare anche un film curioso, poetico.
Con le barzellette? Sì, 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 sì. Tra le altre cose, in questa operazione c'è un finanziatore, che è una persona tra l'altro molto sensibile, di gusto, che io ho coinvolto nell'operazione spiegandogli benissimo che tipo di artista sei, e lui l'ha capito. Oh, insomma, ti faccio incontrare un regista, dico un regista così, un regista importantissimo. Un regista che fa cose serie, serie, e io faccio ascoltare. Qui c'era una madre principale, una parola, una comunità che c'è il maggiore della gente, dice, ma no, no, italiano. Finanziatore, un po'. Eccolo qua, eccolo qua, il nostro Don Giacinto. Ecco quanto è bello questo regista. Si vede proprio dagli occhi che è intelligente, che è un regista eccezionale. Complimenti, no, veramente. No, no, Don Giacinto non è lui, no, no, il regista è lui. È il nostro collaboratore. Il nostro collaboratore, il regista, eccolo qui, Aurelio Grimaldi. Ma che peccato, non è il regista. No, sì, Aurelio Grimaldi, Don Giacinto, il nostro regista. Questo è il regista. Grimaldi, Grimaldi. Chiariamo subito una cosa. Questa ragazza, questa è bella e buona e fa pure ridere. Questa deve fare la lavoratrice, faccio vedere quando fa ridere. Questa fa ridere. Queste cose poi sono scioccate. Le spieghiamo dopo, va bene. Dunque, non perdiamo tempo perché questa è una cosa importante che dobbiamo parlare. Io vi devo spiegare perché qua il cinema sta andando veramente alla rovina. Il cinema non funziona più perché la gente piange. Si deve ridere, la gente vuole ridere e poi sa buscare i soldi. Più si ride, più si buscano soldi, più si guadagnano soldi. Prego, signori. Oh, piano, piano. Però dobbiamo stare in silenzio, perché c'è altra gente che sta facendo i provini. Allora, chi è che sa le barzellette su Berlusconi? Io! Allora, in Berlusconi, sala 1, di là. Forza, veloci, forza! Dai che non c'ho tempo da perdere, forza! Abbiamo la fortuna che sia io che lui amiamo le barzellette. No. Cioè, per cui ci siamo trovati in questo divertimento. Ma veramente, non va, sì, perché? Non ci mettendo siamo a stare sì. No, no, metteci allegria, che nella vita bisogna avere allegria. Sì. Tu non mi crederai, a me una barzelletta mi ha salvato la vita. Ma che peccato. Mi ha salvato veramente la vita, penso che io quando ero ragazzo così, insomma, per un disquieto. Sta raccontando, io ero un ragazzo, un po' con la capa, insomma, gloriosa, e sono stato in prigione, ma per fesserie. In prigione. A un certo punto che è successo? Io in prigione mi ero fatto tutte le simpatie grazie alla barzelletta, questo deve capire. Ecco, lui. Ecco, la barzelletta, io mi ero fatto tutti amici. Oggi c'è uno, capelione. Ha cominciato a sparare tre barzellette che lo schiattò in corpo, stava a terra morto dalle risate. Siamo diventati amici. Ma senti, se c'è la guerra, noi facciamo un successo che tu non hai idea. Dire la faccia del regista, di avere un regista, ma senti... Un regista, da proprio forza un regista. Andiamoci da noi, senza dare troppa confidenza, sennò... Simpatico, insomma. Zanno. Scusate, non è che ci sono abituato, ma... che una si sveglia la mattina e dice, taffate la televisione. Hai il cinema? No, no.
passati, siamo passati, chi di più esperti, pure stavolta la vento un po'. Gaeta! Sogno sicuro, mamma sicuro, mia, mamma 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 io sono un camorrista napoletano, mi hanno sparato mezz'ora fa. Oh, non sono abituato, è la prima volta che muoio. Mi vorrei pure ambientare, capito? Oh, come si passa la giornata qua? Guardate, ci sono tre inferni, l'inferno tedesco, l'inferno francese e quello napoletano. Scegliete dove volete andare. Ah sì, ma me ne vado dai tedeschi perché non ci sono mai state, poi non si paga. Andate, andate. E sto chiedendo, tante gambe, capito? Andate, andate. Oh, salve, io sono un caporizio napoletano, mi hanno sparato mezz'ora fa. Volessi sapere come si passa la giornata qui sopra? Qui, tutta mattina, frustato dietro alla schiena, mazzo con i cani, cade dietro alla testa, e poi tanta merda, ma tanta merda in faccia. Oh, non mi convincere, vai che dei francesi, non più scicchi, sono più elegante, senza offese. Qui, tutta mattina, frustato dietro alla schiena. Mazza con i chiodi dietro la testa e poi manda, manda in faccia. Goppano motori senza nucascandato. Buongiorno paesano, io sono Don Gaetano. Ma come si passa il nord? Qua tutte le mattine danno delle frustate dietro alla spalla che non hai idea. Poi danno una mazza che chiodi dietro la testa e poi tanta merda, ma tanta merda in faccia. Gesù. E tale quale in francese, tale quale in tedesco. Ma che una volta manca la frusta, una volta manca la mazza, una volta manca la merda. Le fatture di Cinecittà. Ah, bravo, sempre fatture, per me sempre fatture. Comunque... ti volevo dire, io avrei un soggettino che ho scritto un po' di tempo fa. Magari te lo volevo fare leggere. Fabio, fa un piacere il soggettino, piuttosto fatto questa a mano, poi il soggettino. Pure questo. Vissuta anche in una certa maniera, organizzata in un certo modo, con la dovuta cautela, potrebbe anche rivelarsi un poco interessante. Yeah. Però qui ci vuole qualcuno, cioè io non sono Berlusconi che praticamente passa le giornate a cercare barzellette, ci vuole qualcuno che mi indirizzi nella strada giusta, che mi dia le indicazioni, che mi dia la documentazione. E questo qualcuno ce lo abbiamo. Mara! Salvaro. Messo, salve, grazie per la presentazione. Alvaro, la prima che mo dice, tutti mi chiamano Alvaro che è volgare. Chi ti accompagnò? Oh, oh, cammina piano perché attento. Ma cioè, attenta che qui stai tutto sotto controllo. Ma non abbiamo freddo. Ma non vedi che questa è una macchina tutta Ferrari. Oggi, caro Aurelio, ecco qua, lista da appuntamenti. Siamo pieni una cifra. Ti porto però come primo appuntamento alla famosa garbante, perché tu sei straniero, non sai che cos'è, ma è la famosa garbatella. Andiamo lì alla sessione del PDS. Mio padre era un grande PDSino. Pensa che la notte dormiva col pugno alzato. Mi fa piacere. Io mi vergogno di stare qua. Metti sempre, faccio e dai, un provino sulle barzellette, per capito, favore. Ma che c'entra? Dai, su, no? Ma dai, ma non si può, ma non c'è. Io dico, non bastava un film sulle barzellette, il secondo ci hanno dovuto fare. Senti, poi, secondo te, no? Bush sta su una barca insieme a qui imbalsamata dalla moglie. La barca affonna. Chi se salva? Spero la moglie. No. Se salva il popolo americano. Grande! Ecco la bella un bacio! Alla salute. Eppure non mi ricordo, non è la prima volta che vi vedo. Ma pure io, non è. Allora, guardate, mi dice, togliete per la curiosità. Ma a che via state di Casa Puntella? Via delle Zoccolette. Via delle Zoccolette? E io sto là. Eppure non vi ho mai visto. Ma neanche io. È curioso sto fatto. È strano. A via delle Zoccolette. Ma non è possibile sta cosa.
Alle case puntellate. Alle case puntellate. Alla salute. Scusate, via del soprano 37, ma che scala? Via delle Zoccolette, 37, scala B, terzo piano. Terzo, ma io sto lì! Ma non è possibile! Ma sì, ma allora mi prendete in giro! No! Di fronte alla signora Assunta! Esatto, esatto! A porta a destra! State pazziando! No, ma voi mi state sputtendo! Ma no, scusate, non mi state prendendo in giro! No, no, non mi prendete no, mai! Scusate, sto lì da 30 anni! Ehi, la sonnata! Guardi quei due! Mi ricordo! Ma neanche io! Sono padre e figlio! Quando si ubriacano non si riconoscono più! Mi devo di cose strane alla vita! Buongiorno. Buongiorno, vorrei una Barbie. Quale? Abbiamo la Barbie in palestra, 19 euro. Abbiamo la Barbie da shopping, 19 euro. La Barbie da nightclub, 19 euro. La Barbie da spiaggia, 19 euro. E la Barbie divorziata da 375 euro. Come? Perché la Barbie divorziata comprende la macchina di Ken, la barca di Ken, il cane di Ken, il gatto di Ken e i mobili di Ken. Questa parte qua. Vieni. Eccoci qua. Ladies and gentlemen, for you, for us, for everybody, how are you? Grimaldi, il grande regista. Ecco qua, su con la vita, su. Resolvite, ecco. Ciao. Senti, Alvaro ci ha spiegato un po' la cosa. Del resto poi suo padre è iscritto al partito da anni. Sta qua praticamente... sempre qua. Sempre qui. Però noi in questo periodo stiamo facendo fare dei lavori, quindi non ci sono sale a disposizione. Non ne abbiamo adesso. Ecco, tra l'altro abbiamo già avuto un'esperienza con il cinema non troppo esaltante. Non troppo esaltante. È venuto Mario Pierleonardo, un compagno, con la troupe della Ghirlanda Poetica e hanno rotto tutto. Non hanno pagato il telefono. Non l'hanno pagato. No, poi c'è la storia di un computer che non si trova, vabbè, ma non è quello. Che film sarebbe? Che genere? Ecco. E, praticamente diciamo che da un anno e mezzo che io sto lavorando a una trilogia, una complessa, cioè tre film nel vero senso della parola, separati tra loro, e su Aldo Moro, il terrorismo italiano. Ah, ho capito. Durante quell'esperienza che ti dicevo, io ho coinvolto delle persone, ecco, amici, parenti, che sono state qui ore gratis. Non vorrei ripetere, no? Ecco, anche perché questi film non escono mai. Sì, ma cioè, è proprio la crisi del cinema italiano, in questo senso anche il partito dovrebbe seriamente impegnarsi in una battaglia contro le leggi urbane, perché di fatto impedisce a un autore di esprimere anche le contraddizioni della società moderna. Sì, il film, quello, ecco, di che parla? Allora, dicevo, oltre al contemporaneamente al film su Moro, che sarebbe sbagliato anche a definire un film, perché in effetti è una trilogia nel vero senso della parola, cioè sono tre film separati in sé, insomma una cosa, poi farei leggere la sceneggiatura, sicuramente vi interesserebbe molto, ma contemporaneamente a questo giriamo un progetto apparentemente molto diverso, forse apparentemente contrapposto. In verità lo spirito, ecco, è proprio uno spirito popolare gramsciano, nel senso che si tratta di riscoprire le radici della comicità popolare, ma anche dei problemi sociali delle persone. Barzellette 2, a vendemmia. Grande regista! Ma dai! Io l'ho visto. Il titolo ancora è da verificare, perché stiamo appunto valutando scritto gramsciano della cosa. Ma quindi è un film comico? Gli attori chi sono? No, ancora dobbiamo vedere. Ma che ancora? C'è pure Alvaro Vitali, lo ricordate? Sì, no. No. Un mito di me. Ancora dobbiamo valutare. Dobbiamo valutare. No, vabbè, ma magari possiamo fare i lavori. Possiamo vedere come si può fare. Perché io, beh sì, io con un'amica mia, una compagna, abbiamo un duo, capito? Tipo di cabaret, una cosa comica. C'è un ruolo, no, perché... Io comunque la prenderei, perché lei somiglia molto a una grande attrice americana. Ma lo sai che mi hanno detto? Ma chi? Arin Tintin. Thank you.
barzellette. Poi ci portiamo. Magari qualcuno di Berlusconi, eh? Ancora Berlusconi? A Berlusconi fa ridere. Sì, Berlusconi sì, purtroppo fa ridere, però forse occorrerebbe, cioè noi cerchiamo qualcosa però di più diretto, di più sociale, di classi svantaggiate. Berlusconi? Senta, scusi, ma che succede? Ah, come non lo sa? Un gruppo di terroristi hanno preso Berlusconi in ostaggio. Chiedono 10 milioni di dollari. Altrimenti lo cospargono di benzina e gli danno fuoco. Mamma mia! Sto facendo una colletta fra gli automobilisti. E quanto avete raccolto? 500 litri. Berlusconi? Berlusconi muore. Va in cielo e Dio lo accoglie. Presidente, è da tanto che l'aspettavo. Berlusconi, senti, guarda, ti lascio un po' di possibilità. Mi sembra giusto. Proviamo prima il paradiso, che ne dici? Ah, che bello il paradiso. Angeli e arpe e tante, tante, tante cose davvero divertenti. Un sacco di gente onesta, davvero un bel posto. Berlusconi è orgoglioso. Arriva il punto di andare all'inferno. Trova un sacco di balli, feste, musica, sta tutta la notte a ballare. Quella giornata è passata così in fretta che si è divertito davvero un mondo. È molto incerto sulla sua scelta. Caro Pietro, non c'è dubbio, l'inferno mi è giusto, più attivo, vivace, insomma più consono al mio stile di vita, cribio. Dio, sorride. In questo inferno c'erano fruste, botte, tormenti. Bene. Berlusconi è molto arrabbiato, dice a un diavolo. Ma non si ricorda ieri, ci siamo divertiti un sacco. Ma come mai è così? Ieri eravamo in campagna elettorale. Mamma, mamma, la maestra di Milano mi chiede sempre cosa abbiamo mangiato a mezzogiorno. Io mangio sempre lattuga. Amore mio, non è che la maestra è a casa che vede quello che noi prepariamo. Domani dici che ti mangi l'aracosta. Vediamo come fa. La mattina la bambina a scuola, la maestra: gattina, cosa hai mangiato a mezzogiorno? Aracosta. Aracosta. Sì. E quanto te ne sei mangiata? Ci mazzi. Cioè, Leo, tu sai bene quanto io ami Silvio Berlusconi, ma non è possibile che uno va alla sede di DS e l'unica cosa che ti tirano fuori sono solo le barzellette su Berlusconi. Con tutto quello che sta succedendo in questi giorni in Iraq e in Israele, a questo punto devi dirmi tu dove possiamo andare per trovare la possibilità di collegare e inserire nel nostro film la tragedia degli iracheni e dei palestinesi. Non ho capito bene. Nel nostro film che vuoi inserire? Dobbiamo fare in modo che il presente entri nel nostro film, la tragedia della nostra storia, che oggi sono i poveri palestinesi e i poveri iracheni. Tu sei un po' esaurito, secondo me. Perché vedi, hai la faccia esaurito. Stai tranquillo, Israele, facciamoci questo filmettino bello allegramente, che per fortuna ci è venuto a risolvere una serie di problemi che tu sai che abbiamo. Pensa piuttosto che questa è una location buona, la Concettina, poi ce l'aveva anche gratis. Possiamo fare diverse scene, sia dentro, dietro al bancone, col forno, e anche qui fuori, che ha una sua... Hai ragione. Potremmo fare qui la scena dell'incontro tra Maria Laura e Adriana. Bravo. Qual è la barzelletta delle due bagnanti, quella che... Ma quale bagnanti? Quella del bambino, che quello è divertente, cioè, ma... Come si chiama Maria... Non ho capito. Ma lei, sto parlando della trilogia! La Faranda e la Braghetti! La Faranda, scusa, scusa, certo, anzi tieni presente che appena finiamo qua, immediatamente. Per adesso noi però dobbiamo fare un film popolare, per tutti, per il grande pubblico. Il pubblico, tu mi guardi così, perché non lo conosco, non lo sa. Esiste il pubblico, nelle sale. Facciamo un film per il pubblico. Oh. Salve, e signori, ciao bel bambino. Ciao bel bambino. No, ma è il Sergio Lataio che balla dietro al balcone. Questo è intento, no?
Che interpreti? Allora. Ah, ciao, bel bambino! Ah, camminiamo tutti così dentro la gelateria, allora. Ciao, posso venire dal carciofo? Sì. Non ce l'ho! Ma io non l'ho mai visto un gelataio! Ma questa è l'interpretazione, questa è merito Stanislavski! Ma che me frega a me sta steacci? Allora. No, Stanislavski, io penetro il personaggio! E faresti bene a penetrarlo anche tu! Ma fatti penetrare a te, io sto vabbè, bene con no, te! Allora, entra questo e fa. Ma sai che c'è il carciofo? Non ce l'ho! Non c'è? Vabbè, ciao! Torno domani! Torno domani e ci vediamo! Vabbè, ora devo aspettare tempo per. Dai, il giorno dopo! Il giorno dopo arriva il bambino! Ciao, sai che c'è il carciofo? Non ce l'ho. Ma t'avevo detto ieri già sei in deficiente. E se ne va il bambino. E il terzo giorno tu devi mettere a preparare poi già al carciofo. Carciofo. Il bambino intanto sta a giardini con una bambina e sta a baciare. Quindi io ho fatto già dal carciofo adesso. Sì, faccio giù. L'assaggi e non ti piace. Ma un po' schifo, dice, però se il bambino vuole. Oh, ma io sono ragazzino, mica te posso suggerire cose. Terzo giorno arriva il bambino. Oh, ciao! Ce l'hai già dal carciofo? Sì! Ma sentite che schifo! Questa farina, lo dico, una capita. Capitano, mi scusi, e posso chiedere qualche dettaglio in più sul vostro centro strategico? Certo. Lei deve sapere che questo centro logistico è uno smistamento di barzellette. In realtà le devo confidare una cosa. Le barzellette sui carabinieri le inventiamo noi. Voi? Certo. Voi carabinieri? Certo, noi carabinieri per avere un'immagine più simpatica dell'arma. Capitano, mi scusi. Dimmi, si tratta di un fatto personale. Personale? Sì, mi scusi. Dimmi. Mi hanno detto che posso chiedere a lei. Io mi devo vendere la macchina. È una Panda. Una Panda? Quanti chilometri c'è? 80.000. 80.000 sono troppi, dai. Troppi? Certo, ma quando la vendi così, figlia mia? Dai, fai una cosa. Non te le dovrei dire queste cose. Poi cancella. Vai al garage. Ah, quello che è stato. Sì, sì, quello lì. Ti fai abbassare il contachilometri e poi la vendi. È un'idea bellissima, non ci avevo pensato. La ringrazio, capitano. Comandi. Vai, vai. Chiedono tutto a me perché sono il capo. L'acqua, capitano. Sì, grazie. Gradisce un bicchiere d'acqua? No, grazie. Quando? Capitano, come mai due bicchieri? Sì, quello pieno se ho sete, quello vuoto se non ce l'ho. Palestinato. No, è acqua minerale, non è. Capitano, mi scusi. Dimmi, scusi. Sono andata proprio là dietro dove c'è. Sì. Hanno sceso i chilometri. Mm. Siamo arrivati a 60.000, va bene? Eh no, 60.000 è ancora troppo. È ancora troppo, no? Una Panda, 60.000 sono troppi. Meno? Meno, sì, se no non la vendi. Comando. Vai. Le dicevo, questo nostro centro logistico si è avvalso in passato di collaboratori del calibro di Moravia, Goffredo Parise, Pasolini. Sì. Adesso abbiamo Francesco Alberoni e Alberto Bevilacqua. Capitano, tutto a posto, siamo arrivati a 30.000, va bene? Beh, 30.000 già, scusi. E quanto la venderesti? Ho pensato 2.000 euro. 2.000 euro, una Panda, 30.000 chilometri. Lo sai che quasi quasi me la compro io? È un affare. Ah, è un affare? Certo. Allora se è un affare, capitano, mi scusi, me la tengo io. Yeah.
E minna. Quanto tempo è che stai qui? Sei venuto qui per disturbare? Trovati un altro posto. Ma... a me proprio non... ma non mi fa ridere, ma neanche su... niente. Questo non fa ridere. Ricordiamoci sempre della casalinga di Voghera. Ecco. E chi è? La casalinga di Voghera è un modo di dire per indicare un... uno spettatore tipo, cioè la casalinga che non legge il giornale, non è informata, non conosce il cinema che piace a te, non se ne frega niente dell'Iraq e della Palestina, hai capito? Quello è il pubblico che ci interessa. Sì, vabbè, ma adesso che dobbiamo fare con sta barzelletta? Io questa la butterei proprio, a me mi fa una cosa... imbarazzo proprio. No? Un giorno capirai che i pazzi come a voi rovinano il piacere di vivere. Vivere sarebbe bello, ma voi l'avete ridotta a un inferno. E ora scegli, o ci confessi tutto, compresa la tua partecipazione al rapimento Moro, e allora io potrò essere molto indulgente con te. Se no, 8 anni per banda armata, e se il testimone conferma ad averti visto in via Fani, direttamente 6 ergastoli. Senti, immagina che io sia tua madre. Anzi no, guarda, io sono tua madre, io ti voglio bene, no? Non ti voglio perdere, non voglio che tu muoia. Tu devi confessare, hai capito? Scusa, Guia, la recitazione non funziona se hai almeno 3 tonalità troppo alta. Devi abbassarti, Guia. Un giorno capirai che i pazzi come a te rovinano il piacere di vivere. Vivere sarebbe bello, ma voi l'avete ridotta a un inferno. Shh, sta provando. O ci confessi tutto, compresa la tua partecipazione al rapimento Moro. Barzelletta. E allora io potrò essere molto indulgente con te. La scena del processo di Moro. Se no... 7 anni. No, dico questa, che barzelletta sta provando. E se il testimone conferma che avresti visto in via Fani, stamattina si è fissato. Direttamente sei. Devo provare la scena del processo. Immagina che io sia tua madre. Anzi no, guarda, io sono tua madre. Io ti voglio bene. Aurelio, chiedo scusa. Aurelio, ma che sono ste luci, ste cose? Che stai facendo? Ma chi è questo? È il regista, sei il produttore, te lo devo presentare. Non va bene, allora io ti ho detto. Vabbè, Leo, fammela finire almeno. Chiedo scusa, noi stiamo facendo un altro operatore, non è per la signorina. Fate bene, no, a me mi fa piacere che state provando, perché questa è una scena importante della trilogia. Ecco, però questo lo facciamo dopo. Noi adesso stiamo facendo un altro film, Le Barzellette. Tu sei dentro il circolo dei carte? Sì. Arrivo io. Arrivi. Che ti sei messo? È morto qualcuno? No. Che è sta cosa? Questo è il classico, no? Perché? Del croupier. Del croupier. A me mi fa una frittatina che a crepe c'ho. Dai, dai. Arrivo. Allora io busso, eh? Sì. Io sono il direttore qui del circolo dei carte. Ma io non lo so. No. Io faccio che penso di essere capitato. Oh. Okay. Dove arriva? Aspetta un secondo. Faccio il vago, no? Ma il circolo è tuo, ma che fa il vago? Io non lo so, guarda. Toc toc, tri, boom boom. Allora, o citofoni, o busci, o sono il campanello. Comunque ti sei sistemato bene qua, vedo. Leo, certo, 1 anno e mezzo questo qua. Un anno e mezzo?
Sai cos'è che ti volevo dire comunque? Che questo progetto delle barzellette sì. sta accendendo delle corde che io nemmeno conoscevo dentro di me. Perché cioè, in effetti la sceneggiatura ha degli aspetti troppo intellettuali. Infatti sto cambiando delle cose e poi te le faccio vedere. Semmai manca, e questo lo sapevamo, la commedia plautina. La commedia classica, risata grassa ma colta, che sai, onestamente non è nelle nostre corde. Per cui hai in mente veramente un consulente capace di darci una mano seria su questo? Tu c'hai la fortuna di avere me qua. È il produttore. Perché io ti ho fatto una bella sorpresina. Alvaro Vitali. Pierino. Noi abbiamo bisogno di te come consulente. Come esperto, eh? Ci devi dare quella... Dovrei avere un bicchiere d'acqua. Non ho capito. Un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua? Come? Un bicchiere d'acqua? Perché sto prendendo delle pillole. Perché sto periodo mi sento un po' così giovane. E mi danno più una sola, mi sento come una cosa... Sì, bene. Ah, ecco, grazie. Ora mi sento meglio. Non è niente di strano, perché il dottore lo ha detto, sono un pochettino depresso, perché, come si dice, esaurito. Passo dai momenti di gioia a dei momenti così tristi, di pianto. Io mentre stavo venendo qui da voi, ad esempio, ero allegro, ero... Mi è venuta come una cosa qui, un pianto, un convulso, una cosa... Ma poi dopo riprendo, non è che... Sì, dunque... Ci sono due pazzi, no? Che cercano di scappare dal manicomio. Allora cominciano a correre, a correre, a correre. A un certo punto vedono dei cancelli. Vedono dei cancelli? Vedono dei cancelli? Sì. No, sapete che c'è? Che lui si ricorda il primo provino fatto con Fellini. E lui mi scelse perché mi ha detto che sta a fare fissio del merlo. Io ho cominciato a... E allora ogni tanto mi viene sta cosa, però dopo mi passa, tranquillo. E stavamo a dire i carabinieri. Allora c'erano questi due carabinieri, no? Correvano come... Ti faceva per merlo. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai con una serva scura. No, quella cameriera di colore. No, dai, su. Io credo che forse ci converrebbe magari vederci fra una quindicina di giorni, così... Una settimana, forse qualche giorno, così Alvaro e potrebbe riscrivere magari queste barzellette, ce le porta con calma, perché sai, è vero Leo? Pure una quindicina di giorni, forse. Lei ha chiamato l'800-999-9800. Italgas, servizio guasti, per informazione digiti 1, sì, per abbonarsi digiti 2, no, informazione, per giocare con noi digiti 3, ma che è un quiz, per ascoltare una fiaba digiti 4, è una creatura, per l'oroscopo digiti 5, branco, per vincere 50.000 euro digiti, per vincere 50.000 euro digiti, mi dispiace, tempo scaduto, cazzo, per quello digiti 8, lei ha chiamato per il servizio guasti. Allora se lo sai. Per parlare con l'operatore, digiti 9. Va a cagare. Ci vada lei, grazie. Sai che stai bene? Benissimo. Sembri... Ti slancia pure. Sì. Tu alto. Come no? Dimmi che cosa devo dire io a questo direttore. Cioè io non capisco perché mi hai portato qua in questa banca vestito da provino. Che devo dirgli? Ti ho detto, il regista si porta sempre in banca. Ma perché non ci portava il finanziatore, il tuo amico Don Giacinto? E adesso abbiamo bisogno di un piccolo anticipo per mettere in moto quelle piccole cose. Hai capito? Non possiamo proprio dire che ci servono i soldi per la benzina al finanziatore. Hai capito? No. Ma io devo parlare o stare zitto? Tu, no, tu dici quello che dici, film che hai fatto. Adesso non ti preoccupare. Perfetto. Bello, vieni con me. Le altre barzellette, una svolta finalmente, no? Finalmente un mercato, niente ministero, niente finanziario, niente, mercato. E come possono esservi utili? Ma diciamo che noi al momento avremo bisogno, in attesa che tutto insomma si formalizzi, di una certa liquidità, certo, per poter rendere possibile una serie di cose che lei conosce, poi si tratta di attivare degli anticipi per le agenzie, per gli attori. Chiaro. Chiedevamo appunto a questo... Alla banca? L'anticipo, certo, alla banca, non è capito, alla banca.
Qua c'è il solito problemino. È un contratto, è un prosolvendo. Non ho capito. Ci vorrebbe un prosoluto. Un consolidamento un po' della posizione. Allora, vedi, in attesa della... Di film che hai fatto, di film che hai fatto, tanti film. Fatto... No, a me, a lui. La Dice da Clafforistella, certo. Le Belle, Le Buttane, certo. Iris, Un Mondo d'Amore, Rosa Fonseca, anche gli Il attori. Macellaio. Gli attori. Penelope Cruz, Ida Di Benedetto, Guglielmo, Lucia Sardo, Laura Betti, Loredana Cannata. E quindi, vabbè, firmerebbe? Lui? Non lo so. Una firma mia? No, diceva, al limite, io. Se non vuoi lo posso fare anche io. Lei ha già firmato. Io stesso, oppure anche il cugino Ottieri, Luigi. Ottieri. Luigi. È incagliato da 6 mesi. Vabbè. Assolutamente. Si è incagliato il mio cugino. Senti, questa cosa mi dispiace. Che vuol dire? E si è incagliato, c'è una cosa, poi ti spiego, una sciocchezza. Ma quando si è incagliato? 6 mesi fa. Grimaldi? Aurelio. Termini Merese? Sì. Ah. Devono avere un quadro completo, hai capito? Bene. Alla mamma? Sì, certo. Sta bene. Come si chiama? Conte Maddalena. Pure la mamma. Grimaldi? Irene. Sì, non c'è problema. La soluzione si può trovare. Fanno tutto. Assolutamente. Se la signora e la sorella possono avvicinare un attimo. Io te voglio dire una cosa. Visto che adesso si è tutto risolto, credo, questo... Ma se fosse possibile già adesso avere un accetto per... Lei ha le carte di credito, il bancomat. Le mie, sì. Me le passa un secondo? Sì, sì. Dia. Non sono più adeguata alla sua situazione. Sì. Questo momento è più imbarazzo... Bravo. Che aiuto, assolutamente. In questo momento io proprio vede fare proprio a meno. Ma che sta facendo? Direttore. Ecco. Ma che ha fatto? Le ha tagliate? Adesso facciamo le gold, quelle più alte, quelle assolutamente. Adesso viene la signora, viene la sorella, firma. E un attimo. Scusa, ma intanto non me la può, se la può riattaccare, perché se non c'è proprio per. Tagliate. Sì, ma mamma, sì, l'aereo delle 7:30. Pagano loro, tu trovi il biglietto già all'aeroporto. Poi a Fiumicino vengono loro. Sì, se posso vengo anch'io. Bisogna essere in banca alle 10. Gli atti di proprietà degli immobili, anche Irene. No, io ho già firmato. Loro devono solo vedere, vogliono sapere il regista che tipo è. Sì, ciao. Io sto morendo. Miriam. Sono qui, Mordecai. Sto morendo. Mio figlio Abramo. È qui. Guarda, eccolo qua. Mio figlio Rachel. Guarda, è qui. Il nipote David. È qui. Siamo tutti qui. Ma che cazzo ci sta al negozio? Vabbè, 27 giorni che non assegno, non ne ha 27 giorni ha vista. Perché la sorella lavoro leva la propria di mezzo. Fai vedere solo il commerciale e gli dà il paschio di sì, a 27 giorni. Ma stavo dicendo... Cioè, salto nel vuoto, festa del carro. Salto nel vuoto. Aspetta, no, perché non gli ho detto una cosa importante, perché lui c'ha un altro assegno pure. Vieni, go. Senti, fai una cosa, quello della commerciale non glielo danno. No, mi sono confuso. Ah, sì. No, salto, mi fai confondere col salto. Sì, la commerciale, lei, fai una cosa, esci dalla banca e mi chiami dopo. No, questo fa solo qua, hai capito? Cioè, tu te lo ricordi se salto nel vuoto? Salto nel c'è il piccolino che me... E come? Il premio... Sempre sui carabinieri ci sono cioè... La barzelletta che dei carabinieri devono sostenere un esame di italiano per avere una promozione. Perciò entra il primo, il professore lo guarda e gli fa: io ho, che verbo è? Io ho, avere. Bravo. E il gerundio? U gerundio. Avendo. Dice, bravo, promosso, se ne può andare. Quello esce e dice, oh, una minchiata, avere e avendo, sono le risposte. Entra il secondo, dice, io, avere, gerundio, avendo, ce li ha suggerito quello di prima. Lui dice, no, io ho studiato
Bene, e allora mi faccia un esempio di frase compiuta in cui lei utilizza avere e avendo nella stessa frase. Si può affacciare alla finestra? Sì, certo. Avere da 500 scassata? Cioè sì, avendo 1,5 milioni. Sì signore, io già sto lì, già sto da mezz'ora. Uè, Mimì, mi raccomando, i ragazzi devono stare qua, ma proprio assai per un quarto d'ora. Beh, mica male stamattina, eh? Ma che te l'ha data? Questa qua? Eh? La vedevo da un po' di tempo, adesso che le cose stanno andando un po' meglio, ho deciso di comprarla. Ma quanto costa una macchinazza così? Quanto costa? Non importa, perché pensi ai soldi? Sei diventato così attaccato al denaro, goditi piuttosto la campagna. Leo, stai usando tutti i soldi per ste cazzate e poi magari non resta più niente per la trilogia? Da quant'è che ti sei così intristito proprio come persona? Perché prima non eri così. Questa poi la possiamo usare anche per il tuo film, lo sai? Uno dei rapitori che c'ha l'hobby della macchina. Perché? Non ho capito, anzi il tuo film c'ha molto bisogno proprio di cose che lo tirino un po' su, perché avrei detto fra noi, quel film c'ha un po' di problemi. Benissimo, bravo, bravo, puntuale come dei soldati, bravo. Questa è una bella soddisfazione per me, questa puntualità, questa serietà. Scusi, invece di fare la trilogia del Moro, ma non puoi fare un altro progettino? Qual era quella cosa di cui avevamo parlato una volta che... Leo, è da un anno e mezzo che lavoriamo a sta trilogia, ma che cazzo stai dicendo? Cioè, vuoi mi porti a parlare di barzellette? Trilogia, per carità. È che è un poco pesante, capito? Ma pesante in che senso, Leo? Ma questo è un argomento che interessa al pubblico, il terrorismo, i dilemmi interiori, le lacerazioni sociali. Tu sei lacerato, proprio sei sempre, non puoi essere un po' meno lacerato. Non hanno fatto pure altri, Moro, 2, 3, 4 Moro, siamo pieni di Moro. Sì, ma il nostro Moro è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. È proprio quello che mi preoccupa. I BBI! Yeah! Va bene. Ecco il regista bellissimo, eccolo qua, Giacinto, salve. Ci ha chiamato e noi siamo qui. Questi sono bravi, che stanno a fuori film, tutte e sei devono fare film, questi sono bravi, fa vedere come sei bravo tu, fa vedere al regista, vai. La migliore amica che io ho, musica, non posso vivere, è come un volo senza ali, lo so. Puntavo passa sotto le gambe di una signora, sotto la gonna senza mutande e fa: oh, ciao, ma... Facciamo pure un applauso al regista! Bene. Io un bicchiere d'acqua. Ok? Bravo. Avrebbe voluto di avere un regista.
Cioè, vedi, Alvaro, praticamente le Brigate Rosse del 1978 e c'era, come dire, il Grande Fratello, ma non il Grande Fratello di quella porcata della televisione di adesso, ma il Grande Fratello orwelliano, cioè il Grande Burattinaio. E uno si chiede, ma come cazzo sarà questo Grande Burattinaio? Sarà alto, biondo? Il Grande Burattinaio sei tu. E io non sono alto, biondo. Però. Guarda, appena leggi la sceneggiatura dirai, questo è il ruolo mio. E invece per Stefania sì. C'è una sola scena di sesso in tutto il film, l'unica donna in questo posato della Praghetti, ma deve essere una scena di sessualità forte, passionale, potente. Io credo che tu saresti... No, no. No. Come no? No. I rapporti tra di loro donna. Vivono i brigadisti? Sì, tra i maschi e le femmine. Ah, ma sì, sì, no, perché pensavo sì. Che tra di loro... Stefania, guarda, appena legge è una sola scopata. No, no, no. Guarda, leggi la sceneggiatura. Leggi la sceneggiatura e poi ne riparliamo. Ma sei una sola. Ma potrei fare io? E lava, e sa cosa qua. Che colore, che splendore. Allora, c'è un cacciatore che sta cercando, insomma, che va a caccia. Sicché sale verso la montagna e vede una lepre. Sicché punta il fucile... E questa lepre spara. Guarda, questa lepre io mi rivolgo. È un po' lungo, però la faccio. Sì, e ricomincia a cercare questa lepre. Non mi ricordo però se era una volpe. Vabbè, comunque. Ci sono due carabinieri, vanno al bar e uno fa l'altro. Che ti prendi? E quello che ti prendi te? Vabbè, due caffè. Anch'io, due caffè. Lo sapete perché nel mondo esistono migliaia e migliaia di formiche? Perché non hanno ancora inventato i preservativi piccoli, 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 piccoli. I drogati sono fatti come noi? No, no, molto di più. Ciu, ciu, fu, fu. Vabbè, dicevo questa qua, volendo. Aurelio. Vabbè. Aurelio. Oh. Aurelio. Aurelio. Aurelio! Oh. Alvaro! Namo un po', fate passare il regista che è svenuto, porca troia! Questa proprio a me mi doveva svenire! Oh, te vuoi spinnaccia la miseria? Ma che gli posso fare io? Che gli faccio? Gli faccio la bocca a bocca? Poi se mi si innamora. Ma che ne so io, se adesso non domanda a qualcuno, poi vi faccio sapere. Oh, non rompete. Vabbè, ciao, vi faccio sapere. Mi scusi, signorina, hanno ricoverato un amico mio, un grande regista. Sapete niente, che qui è 20 minuti che stiamo sì, qua. Sì, è in visita il suo amico, in è questo visita. Momento, sì. Lei ci ha mai pensato a fare attrice con questa bella faccetta? No. Io ci penserei invece, cioè, non voglio entrare nel suo privato, la vita privata. Posso fare due foto? Se sa mai nella vita. Una specie di curriculum vitae. Faccia un sorriso. Vedi che bella faccia che c'ha sta ragazzetta. Signor Grimaldi. Grimaldi. Signor Grimaldi. Mi sente? Mi sente? Signor Grimaldi. Signor Grimaldi. Signor Grimaldi. Che è successo? Niente, solo un po' di stress. Non si preoccupi. Si trova al pronto soccorso. Io sono il dottor Nusdeo. Come si sente? Non tanto bene. E ha solo bisogno di rilassarsi un po'. Guardi, facciamo così. Adesso le racconto una bella barzelletta. Si dice, dottor Grimaldi, è stata più la paura che il danno, no? Comunque, mi sembra che si è ripreso benissimo. Anzi, le volevo suggerire una cosa. Vede, un posto come questo, lei che è un famoso regista, potrebbe prendere parecchi spunti per delle storie cinematografiche. Qui siamo pieni di casi umani. Per esempio, no? Faccio vedere lì in quel lettino,
c'è il conte Renatino Macallè. È in coma da 6 mesi. E quello al fianco al suo lettino è il suo servo. Pensi che non l'ha lasciato nemmeno un giorno solo per affetto e solidarietà. È commovente questo. Il conte Macallè, dopo la perdita della moglie, per sopperire a questo grande dolore ha cominciato a dilettarsi in giochi di prestigio. Però onestamente non è mai stato portato. Fai in modo che non veda niente, mi raccomando. Se no il gioco perde il suo effetto. Tu non puoi ostacolare la magia. Siamo passati. Versetta, non devo vedere niente. Bene, adesso togliti. Sono sicuro. Accertati, togli. Non voglio responsabilità. Statemi appresso, statemi al lato, non vi fermate, picco moro con cari malato. Io non mi perdo, non mi confondo, meglio di me hanno mare, non da canosce sti fondi. Voilà! Danino, guardami attentamente. Voilà! Però ogni tanto sperimentava delle cose abbastanza pericolose, come il colpo di mazza battesimale. Danino, io ora ti do questa mazza e tu con tutta la forza che hai prendi la mira e me la dai in centro di testa. Io questo gioco l'ho visto fare a Londra, io con la mia concentrazione e con la forza del mio pensiero. Non conta, lasciamo perdere, è pericoloso questo gioco, sono giochi pericolosi. Danino, prendi quest'ascia, io sono in condizione di eliminare i danni catastrofici che quest'ascia può fare. Tu devi seguire il mio dito e mi devi dare un colpo di mazzolo qua. Stai tranquillo. Non sono pazzo, non rischio di morire così. Lasciamo stare, signor Conte, questo è pericoloso, questo è 10 kg pesa. Danino, non ti pago lo stipendio. Signor Conte, lasciamo stare, sempre con questi soldi di giochi, lasciamo stare. Io non sono cretino. Andiamo. Buono. Qua, preciso. Signor Conte! Infermiere! Infermiere! Madonna, si sta svegliando, signor Conte! E voilà! Leonardo, che ci fai qua? Entra. Guarda la mano. Quale? Tieni la mano ferma. Tieni la ferma. Allora, l'esaurimento nervoso è questo. E non mica sono io, è lei. Ti concentri e la tieni ferma. Allora, la verità, sai qual è? Io per questo sono venuto. Questo film che stiamo facendo ci sta uccidendo. Io ho avuto un momento proprio di folgorazione. Ho capito che ci sta uccidendo. E ho preso una decisione estrema. Quale decisione? Io mi fermo. Io non me la sento, c'ho gli incubi, sono passati a te, sono venuti a me, mi sogno le risate di notte. Io, sinceramente, io credo che questa cosa non si, che ce ne importa. Abbiamo vissuto tutta la vita senza le barzellette, poi dobbiamo fare per forza questo film. Leo, noi siamo partiti con una serie di dubbi e di perplessità. Li stiamo giorno dopo giorno riequilibrando, risistemando, ristrutturando e finalmente la forza comica, la forza intellettuale, la forza estetica di questo progetto prende luce. Fai una cosa, se tu te la senti, fallo da solo. Trovati anche un produttore, io non ho nessun problema, anzi se posso ti aiuto. Io mi fermo. Hai parlato con l'amico? Sai che cos'è? Che stavo un poco depresso. Allora sono andato a tirare un po' su di morale. Allora Monte Carlo? Un signore che si incontra con un amico suo che non si vede da un po' di tempo, si salutano, poi andò, cosa dice? E cosa da dice? E che ti devo dire? Io da quando mi sono separato con mia moglie
ho preso questo difetto e non riesco proprio a parlare. E tu sei in guaiola, te ne sei accorto. Io dico proprio, vabbè, calmati, calmati. Non ti fa pigliare l'ansia. Calmati, io ho un medico che è bravissimo, trovo subito i bigliettini, va subito da questo, perché questo è eccezionale. Questo ti salverà. E tu sei un amico, e tu sei un amico. Io ci vado di corsa. Arriva dal medico, bussa, apre una signorina che si fa. Buongiorno signorina. Volevo parlare. Si calmi, che adesso il dottore è impegnato, appena si libera. E va bene. Dove mi devo sedere? Gesù, in coppa. Vabbè, grazie. Passano 5 minuti, 10 minuti, il dottore si libera, la signorina dice, mi potete accomodare che il dottore, grazie, si accomodi. Oh, dottore, sentite, io dico con questo difetto che, a quanto tempo avete questo difetto? E tutto da quando mi sono, è calmato. E che devo fare? Pigliate questo medicinale che sicuramente mi passerà. Va bene, grazie. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Si incontra con l'amico e dice, allora sei stato da me. Ci sono stato, ma mi hanno rovinato. Ecco, vede, praticamente il dottore Leonardo Giuliano, il produttore, ha deciso di prendersi una piccola vacanza perché è stato molto impegnato in questo periodo e quindi era un po' così, una pausa di riflessione. Ha lasciato a me l'incarico di seguire anche produttivamente il progetto delle altre barzellette, la trilogia che insomma è un po' collegata a questa cosa qua. E per cui io sto già avendo molte risposte positive, mi sto muovendo da tutti su tutti i fronti, però mi servirebbe lei soltanto... Ha carta di credito? Carta di credito? Certo. Sì. Ce l'ha dietro con sé? Bancomat? Mi le spiace, un attimo me le dà, me le passa un secondo. Eccole qua. Sì. Faccia vedere, faccia vedere. Ah, buono, buono, perfetto, perfetto. Benissimo, benissimo. Ottimo, ottimo, sì. Ma... Bene, signor Grimaldi, allora, qui la situazione non è per niente tranquilla. Il gruppo ha una scopertura di oltre 200.000 euro. Ma quale gruppo? Del gruppo di Metro Giuliano. Sono arrivati tantissimi assegni, ho visto che ci sono state parecchie forniture, automobili, motociclette, viaggi, è oltre il limite consentito. È necessario che io abbia dei versamenti, che sistemi la situazione, almeno entro domani, dopodomani non la posso ottenere più, altrimenti la pratica passa all'ufficio legale e naturalmente da lì poi comincia tutto l'iter, i pignoramenti, Pignoramenti? Ma di cosa? Gli immobili, naturalmente. Cioè, la casa di mia madre, di mio padre, di mia sorella. Certo, anche la sua. Lo Stato contro il barone Luchino di Sant'Arsiero. L'imputato è accusato di aver sparato durante una battuta di caccia al cervo 3 colpi di arma da fuoco contro il suo vicino, il barone Santuzzo Ottieri, causandone la morte. L'imputato è presente? Avvocato, la prego. Signor giudice, mi sia consentito dire qualche parola a mia discolpa su quello che io definisco un tragico incidente, perché di un tragico incidente si tratta. È inutile che le stia a spiegare quali tipi di rimorsi e incubi ho la notte. Glielo giuro, Dio mi è testimone,
sulla vita delle mie tre figlie femmine, addolorata, crocifissa e incatenata, che sono la luce dei miei occhi. Io so che nulla potrà ridare la vita all'uomo che ho così barbaramente ucciso. Io ho letto gli atti processuali e pare, risulta chiaramente, che il barone, prima di uscire dal cespuglio, gridò: non sono il cervo. Glielo giuro, io con questo orecchio ho sentito chiaramente: sono il cervo! E sparai. Date stop, perché a me viene da ridere, ragazzi, scusate, perché io do, cioè, a me, io non ce la faccio più, perché sta cosa, io non lo so se, scusate, stoppala, perché ho bisogno di un attimo di pausa. Ma Leo, sei convinto di tutta sta cosa? Cioè, perché a me sembra un po' ridicolo, cioè ridicolo, ma non nel senso che fa ridere, mi sembra una cosa un po' patetica, cioè vogliamo riflettere un attimo, perché io t'ho seguito, fai te stesso, ste cose qua, però l'unico film italiano che incassa le barzellette, allora vuol dire che il pubblico si è completamente rincitrullito a furia di vedere fattorie, talpe, Grandi Fratelli, ma basta, io ho bisogno di una bella vacanza, parto, me ne vado non so dove cazzo dove, mi porto dietro le poesie di Pasolini, mi porto dietro la Divina Commedia, mi porto dietro l'Orlando Furioso, ragioniamo, riflettiamo e cerchiamo di dare una risposta decente a questo stato di cose. C'hai ragione, io mi associo a tutto quello che hai detto, più IVA. Pronto, parla col 234-56-791-316-4210. Cornuto, non avesse tan zeccato. Mo si ne fa tu, ma sta ne pori modo si passa. C'era un maresciallo e un carabiniere. Ma che già sfuova, che non già faccio ciò, guardò. Senza parlarci, vista gente che può mangiare. Costretta a rubò, e gente che va rubò. Se il momento passa in spazio, gente che accia. Gente che s'accia, che sti mania fino a schiattò. E gente schiattò, ma chi non può. Se la può la riattaccare, perché c'è proprio per... No. È morto, è frustrato.
Il signore entra al ristorante, il cameriere gli si presenta davanti e gli fa: Gio, ma che sei a fare? Apparecchio. Ci guarda, aereo, decolla. Che decolla? D'alluminio. Gio, quando ero giovane le femmine mi morivano tutte dietro. Che c'avevi, la lepra? Napoletano e cinese in un treno, agosto, 40 gradi all'ombra. Entra una mosca, il cinese velocissimo la afferra e stramaggia. Napoletano lo guarda e dice: seconda mosca, il cinese velocissimo la afferra e se la mangia. Napoletano dice: questo è proprio pazzo. Terza mosca, il napoletano non la fa neanche entrare. La afferra fuori dal finestrino. Guarda il cinese: ta vuoi comprò? Oh! Lui in punto di morte, dopo 30 anni di matrimonio. Stutami delle volte. Lui in punto di morte, 40 anni di matrimonio, la moglie al capezzale. Lui apre gli occhi e gli fa: c'è congettino, dimmi la verità. Mi hai mai tradito? Tanto, sto morendo. Puoi dirmi la verità? La moglie lo guarda: è pieno. E se poi non muore? Un signore convinto di aver preso una donna di facili costumi per la strada se la porta nel suo appartamento e la prende in braccio e varcano la soglia di casa. Quando la prende in braccio si accorge che non è una donna ma è un travestito. E il travestito in braccio gli fa: dimmi che sono la tua rondinella, dimmi che sono la tua rondinella. Lui si affaccia al parapetto del grattacielo, lo butta e allora vola, rondinella. Aspetta. È difficile. Un siciliano sa che la moglie lo tradisce, per cui torna a casa e comincia ad aprire. L'unico particolare che gli sfugge è che l'amante è 2 metri per 4. Perciò comincia ad aprire, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è. Apre l'armadio, se lo trova davanti. Qua c'è, ma non è lui. Thank you.